Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con un nuovo video. Siamo qua con la mia voce, non la sentivate da un po' di tempo, e siamo qua ad analizzare la Lacazette SIF 86. Abbiamo appunto questo giocatore con 90 di velocità, 88 di tiro, 80 di passaggio, 88 di dribbling, 36 di difesa, 77 di fisico, 4 stelle skill e 4 stelle piede debole. È un giocatore che mi è piaciuto parecchio, anche se costa, almeno a quanto l'avevo pagato io, costava un tantino. Costava più di 250.000 crediti. Ora si è stabilizzato sui 200.000 ed è un giocatore che secondo me vale la pena provare per il prezzo che costa. Iniziamo dalla velocità. Abbiamo 90 con 90 di accelerazione e 90 di velocità scatto, due valori uguali, equivalenti. Anche se ovviamente appunto mi sembra o la velocità o l'accelerazione influisce di più sul rating. È un valore buono, infatti è un pro, è un giocatore che grazie anche alla sua enorme agilità di 91 riesce a divincolarsi tra difensori, soprattutto quando è in campo aperto è secondo me infermabile. Passiamo ora al dribbling, abbiamo 4 stelle skill che sono un pro assoluto, se le sapete usare riuscirete a saltare qualsiasi tipo di difensore, centrocampista, attaccante o portiere. Perché veramente, oltre ad essere agilissimo con 91 di agilità, 86 di equilibrio, 86 di riflessi, ha un ottimo controllo palla appunto di 86 e un dribbling di 88. Quindi diciamo che i valori di dribbling sono tutti sopra l'86 e abbiamo anche il 4 stelle skill. Diciamo che è il dribbling perfetto per un attaccante bassino, agile e veloce come lui. Quindi il dribbling è un pro assoluto. Passiamo ora al tiro, abbiamo dei buoni, buoni valori. L'anno scorso mi ricordo che la finalizzazione era una pecca assurda di Lacazette, perché comunque aveva una carta base con una finalizzazione veramente bassa. Quest'anno abbiamo 89, anzi 91, scusate, di finalizzazione, che è un valore pazzesco, davanti alla porta sbaglierà davvero, davvero poco. Però attenzione, col sinistro non mi sono trovato per niente bene. Infatti il suo unico contro sono le stelle piede debole, sono 4, ma secondo me veramente potrebbero essere meno, perché col sinistro ho davvero fatto fatica sia a fare passaggi che a tirare. Anche se ho tirato veramente poco col sinistro, ho tirato molto di più sul destro perché comunque avendo usato punta unica ho avuto diciamo la scelta di poter tirare col destro o col sinistro, poiché si ritrovava quasi sempre in posizione centrale e quindi sono andato spesso ad allargarmi verso sinistra. Poi abbiamo 89 di posizionamento, quindi diciamo che se lo mettete punta unica secondo me vi renderà molto meglio col suo posizionamento. 86 di potenza tiro, 80 di long shot, 85 tiri al volo e 84 di rigori. Valori che diciamo passano abbastanza in secondo piano. Rigori ne ho segnato uno, long shot non particolarmente diciamo qualitativi, anche se me ne sono sparato uno abbastanza imponente, lo vedrete all'inizio, intanto il treno che passa. Poi abbiamo 85 tiro al volo, niente di particolare come al solito, diciamo se riuscite a tirare al volo bene, se non riuscite pazienza. Parliamo ora del passaggio, abbiamo 82 di visione, 73 di cross, 78 di punizioni, 85 di passaggio corto, 73 di passaggio lungo e poi abbiamo un 80 di effetto. L'effetto che influisce anche sul tiro, ma io non sono uno che tira molto a giro, anche se comunque i tiri a giro da vicino riusciranno sempre ad andare in porta e angolati. Per quanto riguarda il passaggio corto, buono per l'1-2, il passaggio lungo quasi ininfluente poiché io non l'ho neanche utilizzato. 82 di visione, buono per eventuali passaggi rischiosi o comunque che potrebbero bloccare diversi giocatori. Poi parliamo del fisico, abbiamo 82 di salto con un valore di testa di 79, non particolarmente alto, è un giocatore che non è neanche particolarmente fisicamente alto, quindi diciamo che il colpo di testa è ininfluente sui giocatori del suo tipo, è 1,75, quindi ha poco senso anche utilizzarlo di testa. Quindi diciamo che con le ali se dovevo servirlo lo servivo palla bassa con un cross basso piuttosto che con un passaggio normalissimo. E poi appunto abbiamo 78 di stamina, 78 di forza fisica e 73 di aggressività. La forza fisica non è un contro perché comunque è un valore di 78, è talmente tanto veloce e ha un equilibrio di 86 per cui i difensori non riusciranno quasi mai a fermarlo. Ovvio che se il vostro avversario sa difendere vi può fermare lui come vi può fermare un Ibrahimovic, quindi diciamo che questa
Questa cosa dipende molto, molto, molto anche dal modo di difendere dell'avversario. Comunque, è un giocatore con cui dovrete andare di velocità ed eventualmente fermarvi un attimo a ragionare col dribbling, perché se usate il dribbling esperto o se usate le skill, veramente potrete fare i casini nelle difese avversarie con lui. Detto questo, diciamo, ricapitoliamo i pro e i contro: abbiamo velocità, tiro, dribbling e 4 stelle skill come pro. L'unico contro è il piede debole, secondo me. Poi, ovviamente, sono soggettivi, io col sinistro ho fatto davvero fatica. Il giudizio finale che gli do è 8,9, un giocatore secondo me da provare, e che in coppia con Ibra, in una Ligue 1, potrebbe davvero, davvero, davvero fare i casini nelle difese avversarie. Detto questo, vi saluto, vi lascio i social nostri in descrizione, Telegram, Instagram, Facebook, iscrivetevi a YouTube, il gruppo di Facebook, eccetera. Trovate tutto qui sotto in descrizione, sia per il nostro sito Food Galaxy, per scommesse, food jackpot o acquistare semplicemente crediti. Detto questo, io vi saluto, ciao a tutti.